Si riprende a giocare, il satellite è stato riattivato. Abbiamo di nuovo una partita, coach, dopo i brividi dei meno 13. Terzo quarto noiosissimo, cosa dici? Noioso nei primi minuti, per le interruzioni in un gioco. Sì, dopo... esatto, c'è stato quel momento, mamma mia. Dopo è esplosa la partita. Completamente ribaltato. Completamente ribaltata, tutta da giocare fino alla fine. Per questo ultimo quarto, 52, cosa vuol fino 49... 49 Riva del Garda, si prende la spingardata a Drigo e il rimbalzo è per Riva del Garda. Rossi impatta col numero 17 Ciribeni e la palla viene regalata alla formazione locale. Le squadre di coach Gabrielli non mollano mai fino all'ultimo, attenzione. Mai, sappiamo che ci ha abituati a un gioco di un certo livello qua a Costa Volpino. Fallo netto, diciamo, del Meschino numero 20. Su Drigo. Meschino l'aveva superato con il palleggio e l'impatto è stato inevitabile. Quindi primo fallo di squadra per Riva del Garda. E 9:30, sono stati giocati 30 secondi di questo terzo quarto. Si alza Piazza che riceve in questo momento, viene ribaltato per Pignalosa. Diciamo che dal... se ben servito in ritmo... ben servito, riceve e tira, non lascia scampo. 54 Costa Volpino, 49 Riva del Garda. Passa sul blocco Piazza per marcare Rossi che non, chiaramente è guardato a vista e non viene più mollato. Si palleggia sul piede, viene ribaltato ancora per Rossi da 8 metri, va, sbraccia stanco Rossi. Beh, diciamo adesso è già la terza conclusione da tre che sbaglia. E... sì, ma non ha, ma non lo so, avrà fatto 20 secondi in panchina Rossi dall'inizio della partita, forse. Forse. Si alternano De Martino, Perin, Ciribeni, ma lui non è mai uscito praticamente. E dovrebbe pagarla un po' questa cosa. Quindi CCV ribalta per Furlanis, palla sotto a numero 10 a Costa Volpino che riapre per Furlanis, forza l'entrata, va al jump dalla media e la mette. Magia! Magia tra il medio e l'anulare del difensore, passata questa palla. Gugi Furlanis Gugi. Per il 56-49, massimo vantaggio a Costa. Viene fiscato un fallo a Drigo. Fallo a Drigo, e anche Drigo, situazione di falli, stiamo a tre. Mentre rientra Perin per Rossi, che chiaramente si merita qualche minuto di riposo. Sì, 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 stai lì, momento. Altri 8 minuti e 24 possibilmente. Sì, sì, sì. Lo dico sportivamente parlando. Speriamo che scompaia dalla panchina. Risucchiato dalla bottiglia come il genio. Quindi Perin riapre per Ciribei, forza entrata ben contenuta da Pignalosa, piazza su Perin, forse aiuto di recupero di Drigo da tre, niente, in cielo, in Drigo. Spazza l'area, wow. Adesso se io vorrei vedere un canestro di CCV, dopo posso andare a casa contento. Esatto. Secondo me allora, se lo sta anche meritando. Un fallo in attacco di Drigo per... ah, accidenti. Ha aperto il braccio. Ai, ai, ai. In maniera abbastanza plateale. Rischia di essere il quarto o il terzo. Spero di sbagliarmi. No. Terzo. Meno male mi sbagliavo. Fallo ineccepibile. Peccato in un momento topico della partita nel quale Costa Volpino potrebbe costruire il break fondamentale della partita. La foga. Prendere o lasciare. Niente, Sparacca in qualche maniera invece vola a recuperare il numero 20 Meschino che adesso si svita, tira, subisce fallo da, ancora da Drigo. Drigo quarto, e a questo punto stavolta, chissà che andrà a sedersi in panchina. Temo anch'io. Il coach non ha ancora metabolizzato il ma fatto che ma potrebbe anche decidere avendo abbia fatto il okay. Ecco, si prepara Baroni, quarto fallo di Drigo. Secondo me più che altro per come sono maturati questi falli, un po' di frustrazione sul secondo. Altrimenti poteva anche lasciarlo in campo altri due minuti e poi concludere con Baroni e Guerci. Sbaglia anche il secondo libero, quindi il punteggio che rimane su 56 Costa Volpino, 49 Riva del Garda e 7:30. Baroni sul cubo del cambio per Drigo che adesso non deve commettere fallo, magari sparare una bella tripa. Piazza, arresto, tiro, easy shot! Questo arresto tiro non riescono a marcarlo perché già il terzo quarto, prima tra lui Furlanis. Sì, l'area lì ha un grosso buco. Pignalosa non vuole fare fallo.
Sì, l'aiuto di Cicive viene punito da Cara, che anche in questo caso la fa pagare Cara, con due punti da sotto. Quindi 58 con Savolpino, 51 più 7 per i Sebini, entratona di Pignalosa, magia che va a appoggiare. Wow, prendere o lasciare questa più ragazza. 9, più 9. Vediamo questa azione d'attacco, 14 secondi per concludere. Meschino viene stoppato da CCV, prova ancora l'azione Cara, ma il pallone finisce fuori. Molto bene, molto bene. Molto intanto bene. È pronto Pastori sul cubo, ma diciamo che l'attacco rivano si è fatto ancora più confuso con l'assenza di Rossi, perché queste ultime due azioni veramente... Sì, non riescono ad aprire la scatola. No. CCV si muove molto bene, potrebbe ricevere, vediamo se Rigo finta il tiro, rischia la... va a schiacciare, ha detto la cosa più difficile, era un po' lontano dal canestro. Voleva lasciare il canestro. Perin da tre, lunga, niente, ormai rimbalzone di Pignalosa, ormai si gioca a campo aperto, run and gun direi. Run and gun, molto run, adesso voglio vedere un molto po' di run. Molto run, gun, sono un po' sgangherati, sgangherati. No, però dai, va bene, ci si è tornati divertire. Sul cubi dei cambi, Baroni è il numero 11 avversario. Ma come ha fatto? Boh, non si sa. Compresa la finta di sopracciglia, ma ha dato fuori tempo a tutta la difesa, ma poi non ha appoggiato lungo. Scarico tiro, riceve Perin da tre, e di piede mi pare il libero della formazione del Costa Volpine, Karl-Heinz Stiliche, no, era Karl-Heinz Rummenigge però. Karl-Heinz Rummenigge, ma... che non era difensore, ma era attaccato. Parafrasando, P, time out, ospite, se non mi sbaglio. Coach Gabrielli... più 9 Costa Volpino, 60-51 quando sono 5-26 al termine della partita. Arriva De Garda che si è fatto un po' confusionario in attacco, ma è aumentata di molto l'intensità difensiva del Costa Volpino, per cui sono stati presi tiri comunque forzati al limite dei 24. No, veramente guarda, delle idee precise, molta convinzione nel realizzarle. Ma questo ha aiutato secondo me anche l'attacco, che magari è stato meno spumeggiante ma molto più efficace. Puliti, ecco, Riva del Garda è finita nella confusione che aveva attraversato questo Volpino nel secondo quarto. La stessa. Sì, Riva del Garda in attacco è stata, diciamo, ha subito molto questi arresti, tiri, cose semplici anche, diciamo, da manuale del basket, da fondamentali del basket. Gli arresti e tiri di piazza hanno aperto veramente il break per Costa Volpino. Sì, assolutamente, si torna in campo 5-26 più 9 Costa, e vediamo questo movimento a 5 stelle cosa farà del Garda. Chiaramente ci riferiamo a coach Gabrielli, e non potevamo non schernirlo un attimino quando questo è un anno che l'abbiamo, diciamo, un po' preso. Ormai non abbiamo sarà bella manco più, dai. Qui piazza Frana in piazza. Eh sì. Aiuto. Chiamate la protezione civile, visto che adesso ci stanno avvicinando anche le piogge. Non uscite di chiamate casa. Chiamate Gabrielli. Era potente questa. Quindi finta l'entrata, ci rinuncia, CCV cerca di contenere Cara, niente, la palla viene ribaltata a zero, 24 secondi in frazione. Gran bel modo di recuperare palla. Sì, beh, voglio dire, la palla è arrivata al numero 16, Cara, no, De Martino, scusa. De Martino in 16, tre palleggi sul posto, diciamo che in Serie B non va bene, non sapeva. Naturalmente spaventato da CCV, non sapeva che fare. Pignalosa da 3, niente, primo ferro, Baroni lotta, ma non riesce a recuperare il pallone. 4-50 al termine, sempre più 9 Costa Volpino. Quindi è Perin, c'è il cambio difensivo, adesso c'è mismatch, niente, non... La palla finisce sul primo ferro, passi nettamente, attenzione, tira da tre,
secondo ferro, rimbalzo dal rimbalzo Meschino, Meschino. La spara e Buffon para, para, e para piazza e rinvia. Ale, ale. Ale. Sì, sembrava più la parata. Direi che un canestro potrebbe segnare un bel solco. Subisce il fallo, Pignalosa. Arriva la mannaiata del numero 11, Pastori. Anche abbastanza ingenuo da parte del capitano, esperto, classe 76. Un po' pastorello in questo fallo. Un po' pastorello, guarda, un poco bucolico però. Un poco bucolico. Si guadagna la panchina e rientra Rossi. Nel frattempo dell'assenza di Rossi il risultato non è mutato, perché cioè, il differenziale non è mutato, è sempre Tabellone più 9 con Sorpino. Cronometro che corre, ottimo! Ottimo, muove la retina Pignalosa, più 10, 61 a 51. Sbaglia il secondo, quindi 4-0-6 da giocare. Sono 4 i falli di squadra per i locali e 2 i falli per gli ospiti. Fallo in attacco. Ah, ma ho capito, l'arbitro fischia certi falli solo in certa, quando si è in uno dei due lati del campo. Sì, no, mi nei sembra. Primi 20 minuti c'è la posta, adesso c'è. Sì, infatti, stanno fischiando esattamente le stesse cose che hanno fischiato prima al Costa, adesso le stanno fischiando a Riva Legare. Sì, sì, sì. È un due abbastanza. Sono dei fischi poco leggibili a volte. Sì, Furlanis sì, da tre. Per Furlanis che non la palla fuori. Cerca di recuperare la palla Pignalosa, niente, palla Rossi, 3.36 al termine, si sposta sul lato, forza l'entrata ben contenuta da Gugi Furlanis. Qualcosa è successo, c'è qualcosa è successo, eh? Ecco qui il fischio, non l'ho capito. Cicive ha messo la manona, ha messo la manona a Patricio. Aveva solo bisogno di superare il secondo minuto in campo, avrebbe fatto vedere. Guarda, sono proprio contento comunque, perché recuperare un lungo come lui è vitale per questo Costa Volpino. La palla gira lontana, gira sul perimetro, chiama blocco, blocco di CCV, piazza, riapre per Gugi, finta, viene raddoppiato. Palla per Pignalosa che spara con mano in faccia. Nebo subisce il fallo. Il baronetto da parte di Ciribeni. Ciribeni continua con la sua serata, no? Baroni almeno l'uno su due. E bravo Cicive che prende gli applausi della curva e dei compagni. Tutti molto contenti per lui. Torna in campo Drigo con 4 falli. Cicive per Drigo. E 2 tiri liberi, nuovi di zecca per il baronetto. L'idolo qua di Costa Volpino. Quel ci si è messo la copertina, si è fatto scaldare il latte. Se la guarda volentieri da lì. Come sì, da Totto. Ragazzi, fate voi, giusto? Giusto. E rompere solo in caso di emergenza, come solo in caso di emergenza, ma non rompere troppo perché... con delicatezza. Con delicatezza. Baroni mette la prima, mette a segno il primo tiro libero per il più 11 Costa Volpino, 62-51. Ale. E mette a segno anche il secondo, 63-51 e 3-0-4 al termine della partita, più 12. Quindi attenzione, arriva da Galda, non è mai morto. Per Meschino riceve Pastori, passi rischi nettamente. Passi, mette canestro. È saltato con la palla in mano, abbastanza nettamente. Più 10 e 2.48 al termine. Palloni fondamentali per mantenere, diciamo, le redini di questa partita per Costa Volpino. Può giocare anche al limite dei 24 secondi, senza fretta. Appunto. Si prende il tiro da 3. Vuole scrivere. Vuole scrivere la fine a Pignalosa. Spezza il braccio e si gira verso la curva. Allora, quando facciamo commenti tecnici sulla manovra e sull'azione, usiamo il condizionale. Potrebbe giocare i 24 secondi, esatto. Ma se la dai a Pignalosa non è che puoi pretendere. Allora non dargliela, allora non darmela, scusa. Pigna colada da 3. Sbruffone, sbruffone. Con una certa supponenza ha sparato questa tripla. Quando avevano ancora 10-12 secondi buoni per far correre il cronometro. Un terzo comunque... cocco, un terzo rum, un terzo sbruffolaggine. E mettiamo anche un cicinino di supponenza. Un che... cicinino di supponenza. Per ottimo, il ottimo. Più 13 a 2.36 al termine di questa partita. Si rientra a giocare dopo il minuto chiamato dalla panchina trentina.
Vediamo coach Gabrielli cosa si inventa. 2.36 meno 13, qui è dura, eh? Qui anche Malaga è già andato al bar a farsi fare un aperitivo. Certamente, Malaga è il cane del coach, è l'unico che anche quando la deve fare fa passo arresto tiro. Sempre. Ce l'ha nel sangue ormai anche lui. Se no non mangia, eh. No. Beckendorf! E lo quasi lo sbaglia, c'è stata quasi un'interferenza di Gugi Furlanis. Si va a giocare. Si cerca un po' di... niente, magari un po' di zona press, dopo vedremo, chi lo sa. Piazza in possesso di palla, 2-13 al termine, 66-55 Kosovo Alpino il punteggio. Palleggia sul posto, finta di sopracciglio, va a appoggiare, si becca la stoppata, recupera invece Baroni e conquista la palla. Si incazza, scusate il termine, non poco, il numero 16, avversario De Martino. Un altro rimbalzo in attacco per Baroni che sta andando verso la doppia cifra, eh. Sì, bella prestazione anche del Baronetto che ha sparato da 3, da 2 con sicurezza. No, 2 su 2 da 3, non ti dico altro, forse 3 su 4 ai liberi, così a mente. Sì. L'unica macchia forse è stata... Brigo cerca soluzione personale, va a cercare una cosa abbastanza improbabile, scadono i 24 secondi. Pignanosa cerca di recuperare la palla, viene servita sotto e va a appoggiare... il numero 17 avversario. Ciribeni che si è svegliato, spero troppo tardi per il Costa. Qui Pignalosa poteva spenderlo sto fallo, eh. Sì, entrambe le squadre sono in bonus, quindi 4 falli. 1.40, arriva Del Garda, ancora non ferma il tempo. 1.36 al termine, 66-57, arresto tiro di nuovo, finisce fuori. Evitare le azioni in transizione subito sul perimetro, quindi sul palla a Perin, driva marcatura, si prende il tiro da 3, finisce sul primo ferro, recupera Gugi Furlanis per Piazza. 1-11 al termine, Kosovo Alpino 66-57, Riva del Garda. Pignalosa vuole andare in lunetta. Pignalosa trova libero, palleggione, si becca la steppata di Rigo, prende il ribalzo, niente da fare. 53 secondi al termine. Leggero Drigo. Niente, è chiuso, si prende il tiro 3, niente, rinuncia. Forza l'entrata, si svita, il suo fade away finisce fuori, direi che Drigo recupera la palla e finisce anche la partita. Direi proprio di sì a questo punto. Coach Comadona, MVP della serata. Ma sai che non so dirtelo, la difesa. Comunque ci metto sicuramente un ottimo Furlanis negli ultimi 20 minuti, bravissimo anche Baroni. Piazza mi è piaciuto tantissimo, sia in regia che come realizzazione. Ti dico Ciccive, finalmente ritrovato. Pignalosa più efficace della prima partita in linea con la seconda, comunque la difesa di squadra, il cuore. Viene chiamato un minuto dalla panchina del Kosovo Alpino che chiaramente vuole giocare anche questa ultima azione. Sì, perché comunque giustamente coach Ciocca sa che questa è una squadra che sul finale del campionato potrebbe essere a pari punti, molto vicina, quindi la differenza canestro è importante, va bene l'esaltazione, va bene tutto, ma non perdere palla, riuscire a mettere ancora 2-3 punti in saccoccia sarebbe, chi lo sa, potrebbe essere fondamentale. Sì, diciamo che è un allenatore molto preciso, che non lascia niente al caso. Come mi hanno detto, è molto scrupoloso, prepara anche le partite molto... No, ma è giusto, giusto. Addirittura ho pensato che coach Gabrielli, da parte sua, avesse deciso persa per persa, non voglio rischiare di aumentare il margine facendo fallo, fallo sistematico. Sono 17 secondi al termine. Ah no, però Kosovo Alpino ha un secondo per concludere l'azione. Ecco, sì, perché... un secondo... Manca un secondo, ci vogliono 60 centesimi per la meccanica del tiro per tirare, quindi... Potrebbe persino decidere Kosovo Alpino di fare un fallo per mandare in lunetta e giocarsi l'ultimo pallone, non lo so. Si prende il tiro da 3. Ci riesce! Quello che tutti vogliono segnare! E allora... Il canestro che tutti vogliono segnare! Incredibile! 69-57! Incredibile! Aveva ragione il coach, si prende il tiro da 3 anche in Riva del Garda, finisce fuori, rimbalzone di Piazza, finisce qua la partita, commette anche fallo numero 20, ma gli arbitri non fischiano. Finita 69-57, a noi non ci resta che salutare
un arrivederci da Joe Manfrini e Francesco Ferrer e Papa Patrick.